Qualche giorno fa ho ricevuto una domanda molto interessante da un neo lettore di Rimorchi a Donne. La domanda è la seguente: come fa un uomo che non è economicamente stabile e quindi non economicamente indipendente a poter instaurare una relazione duratura con una donna? Dato che per le donne in generale è molto importante che un uomo abbia una certa stabilità economica. In questo caso, come si dovrebbe comportare? Dovrebbe forse lasciar perdere e accontentarsi delle classiche avventure per il solo fatto che non può permettersi una relazione seria? Inoltre mi ha chiesto come mai i programmi televisivi tipo Pomeriggio 5, Verissimo e simili cercano in tutti i modi di farci credere che solo i ricchi, i belli, i palestrati e calciatori possono permettersi di avere le donne più belle. Mentre i cosiddetti comuni mortali devono accontentarsi delle meno belle solo perché non ricchi e famosi, secondo il mio punto di vista, un uomo che non è economicamente stabile dovrebbe impegnarsi nel trovare la sua stabilità, dandosi da fare il più possibile nel trovare una soluzione al problema. Se non sei economicamente indipendente, devi trovare un modo per diventare indipendente. Come? Trovandoti un lavoro. Se lavori, diventi economicamente indipendente. Come ho già detto in un video precedente, solo chi non ha voglia di lavorare non ha un lavoro. È vero che a volte le vicissitudini della vita possono portare a farci trovare in situazioni spiacevoli, come rimanere senza lavoro. E tutto questo purtroppo fa parte del gioco. Ma se una persona si rimbocca le maniche e si dà da fare, trova un nuovo lavoro. A volte dobbiamo adattarci a fare lavori che non ci piacciono per andare avanti, ma è sempre meglio fare un lavoro che non ti piace piuttosto che non fare nulla e nel frattempo cercare soluzioni lavorative migliori. Per quanto riguarda le ragazze, non bisogna accontentarsi delle classiche avventure, a meno che non è questo quello che cerchi. E poi non è detto che in una relazione debba per forza pagare sempre e solo tutto l'uomo. Se una donna accetta di uscire ad un appuntamento con te e non fa nemmeno la parte di pagare la sua quota, lei non è a posto. Se tu vai ad un appuntamento con una donna e non paghi, tu non sei a posto. Se esci con una donna e lei non fa nemmeno la parte di pagare, ti sconsiglio di continuare a vederla. Dovresti trattare la tua ragazza come il tuo migliore amico e viceversa. Non dovresti applicare uno standard diverso dalla tua partner al tuo migliore amico. Non penso che il tuo migliore amico, quando esce con te, ti dice che devi pagare sempre tu. Nei rapporti di amicizia stretti, come nei rapporti sentimentali, bisogna contribuire insieme, proporzionalmente in base a quello che si ha. Se per esempio tu e il tuo migliore amico andate a mangiare una pizza insieme e la quota è di 30 euro, se il tuo amico ha solo 10 euro, allora tu metti 20 e lui 10. La stessa cosa dovrebbe essere applicata in una relazione di coppia tra uomo e donna. Se per esempio proponi alla tua ragazza di andare in vacanza insieme in un posto e lei ti dice non posso, non ho soldi, allora il tuo compito è quello di dire non fa niente, non lo faccio perché tu possa pagarla, lo faccio perché vorrei andarci insieme a te. Se tu guadagni un quinto di quello che guadagna lei, lei dovrebbe contribuire per un quinto per la vacanza in base a quello che può permettersi. E per un uomo questo significa molto, significa provarci, ma se una donna non ci prova nemmeno a contribuire, è lì che l'uomo si sente usato, perché ogni uomo che è sicuro di sé, che ha una forte autostima, se la donna non ci prova nemmeno a contribuire, lui si sente come se venisse sfruttato e non ha niente a che fare con i soldi, ha a che fare con la mancanza di gesti. In una relazione vera, in una relazione importante, per farla durare nel tempo, è necessario che entrambi i partner investano in base alle proprie possibilità e non solo in termini di denaro, ma soprattutto di attenzioni, di presenza, di preoccuparsi e prendersi cura l'uno per l'altro.
altro, e questo te lo posso assicurare poiché in qualità di formatore e consulente della seduzione ho avuto a che fare con uomini che, pur essendo ricchi, sono stati lasciati dalla propria compagna. Certamente nella vita i soldi sono importanti, ma non è solo grazie ad essi che si può portare avanti una relazione nel tempo. E sinceramente ti sconsiglio di stare insieme ad una ragazza che sta con te solo per i soldi. Se domani conosci una ragazza e ti frequenta per quello che sei e non per quello che hai, se ci tiene veramente a te, anche se al momento non hai nemmeno un euro per cercarti un occhio, ti dà il tempo di crearti un futuro, di crescere economicamente e lavorativamente. E non è assolutamente vero che solo i calciatori, i ricchi, i belli e i palestrati possono permettersi di avere le donne più belle. Possono permettersi quelle che si vogliono far mantenere. È una cosa ben diversa. Il mondo della televisione per la maggior parte dei casi è un mondo falso, dove ti fanno vedere solo ciò che vogliono farti credere. Per come la vedo io, un uomo normale può conquistare una bella donna, in base ad altre caratteristiche che non hanno nulla a che vedere con la ricchezza e la bellezza. E non dovresti cercare una donna solo in base al fattore estetico, perché la bellezza con il tempo sfiorisce. E quello che ti rimane realmente con il passare degli anni è la persona. Come puoi capire se stai con la ragazza giusta? Quando hai il piacere di stare con lei, anche semplicemente parlando. Quando troverai e proverai questo in una donna, allora sarà cosa buona e giusta condividere insieme, nel bene e nel male, il viaggio più importante di tutti, la vita.